Oggi vogliamo in Marocco. Prepariamo Johara. Johara è un'elegante delizia marocchina, un trionfo di texture e aromi che seduce i sensi. Questo dolce si compone di sottili strati di pasta filo croccante, fritte alla perfezione, intervallati da morbidi strati di crema al latte vellutata. È un dolce servito come simbolo di ospitalità e celebrazione. Johara è un'opera d'arte culinaria che incarna la ricchezza della tradizione pasticcera marocchina. Prepararla è semplicissimo. Inizia con la crema, versa il latte freddo in un pentolino, aggiungi zucchero, amido di mais e mescola il tutto. Aromatizza con acqua di rose per dolci. Ingrediente simbolo della pasticceria marocchina. Se non lo trovi, aromatizza con vaniglia. Porta sul fuoco mescolando per circa 4 minuti finché non si raddensa. Lascia freddare completamente. Questa è la consistenza da ottenere. Adesso ricava dei cerchietti dai fogli di pasta filo, aiutandosi con coppa pasta e un coltellino. I fogli che avanzano puoi usarli per creare dei fagottini farciti dolci o salati. Saranno perfetti dopo la cottura. Friggi i cerchietti due alla volta e schiacciali immediatamente, così non si gonfiano. Non appena avranno raggiunto questo colore dorato, toglili. Fai attenzione perché ci metteranno pochissimo. Man mano che li friggi, mettili su carta assorbente per togliere l'olio in eccesso. Infine componi Johara con strati alternati di crema al latte e pasta filo. Servi con fette di mandorle tostate, zucchero a velo e qualche fogliolina di menta fresca. Questa ricetta è facilissima e troppo buona, mi raccomando, fammi sapere se la proverai.